Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio dedicare questo video a un'altra storia misteriosa, perché in Texas, a sud di Sant'Antonio, esiste un incrocio tra una strada e la ferrovia che sembra essere infestato e ha una storia particolare. In questo incrocio tra il 1930 e il 1940, un pulmino pieno di bambini è rimasto incastrato sui binari ed è stato tragicamente travolto da un treno. I morti sono stati 10, compreso l'autista. E si dice che da allora le anime dei bambini che sono rimasti uccisi siano rimasti sul luogo e tentino di salvare gli automobilisti fermi sull'incrocio per evitare altre tragedie. Infatti, questo incrocio ha una caratteristica: la strada è in salita. Però, quando una macchina si ferma sull'incrocio, sembra che venga quasi spinta da mani invisibili al di fuori dei binari, quindi sembra che delle mani invisibili spingano la macchina al di fuori dei binari. Questo in teoria non sarebbe possibile perché la strada è in salita, quindi se la macchina sta ferma, in teoria dovrebbe andare all'indietro, invece sembra che qualcosa la spinga all'insù fino ad arrivare fuori dai binari. E la cosa ancora più particolare è che molte di queste macchine, quando si sono appunto ritrovate fuori dai binari, sono scese, hanno osservato la carrozzeria e hanno visto sul bagagliaio e sul paraurti posteriore delle impronte che sembrano delle impronte di bambini, come se effettivamente le anime di questi bambini spingessero la macchina lasciando anche le impronte sulla carrozzeria. Per capire meglio, alcune persone hanno fatto delle prove, hanno lasciato appositamente la macchina ferma all'incrocio, hanno visto la macchina muoversi come da una spinta invisibile, arrivare fuori dai binari, quindi muoversi in su e da sola, quindi con questa spinta, e hanno cosparso la carrozzeria di borotalco, vedendo che sul borotalco erano rimaste le impronte, quindi questa è una cosa veramente particolare. Si dice che le anime dei bambini vogliano appunto evitare altre tragedie, quindi spingano via la macchina dai binari per evitare che queste vengano travolte dal treno. Però in realtà sono stati fatti degli studi, perché questo incrocio attira tantissimi curiosi e anche gli studiosi del paranormale. E è stato interpellato un geometra che ha affermato a livello scientifico, quindi questa è una teoria provata scientificamente, che in realtà questa strada non è realmente in salita, ma ha una pendenza di 2 gradi. Questo significa che in realtà, anche se all'occhio nudo sembra una salita, è una discesa e viene percepita una salita solo a causa di un'illusione ottica. Quindi il fatto che la macchina ferma sui binari vada in su da sola, come se fosse spinta, in realtà è spiegato dal fatto che si tratta in realtà di una discesa, quindi è normale che la macchina vada giù da sola. Questo quindi è stato spiegato scientificamente. Quello che però non è stato spiegato a livello scientifico sono le impronte che si trovano sulla carrozzeria e che prima di arrivare ai binari non c'erano, comprese le impronte prese con il borotalco. Quindi, se una delle due cose è stata spiegata a livello scientifico e teorico, sicuramente quella delle impronte una spiegazione scientifica non ce l'ha. E quindi tra realtà, tra fisica e leggenda, lascio a voi l'opinione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è la vostra teoria. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.